direttore! Fammi combattere con uomini veri! Un'ottima prestazione, caro presidente, come al solito. Ehi, presidente! Non è ancora finita! Che cosa? Grande! Tutto il giorno! Posso andare avanti tutto il giorno! Non mi serve la sbarra! Non sarebbe leale! Mi hai macchiato di sangue, hai visto? Devo ammazzarlo? Eh? Volete che lo ammazzi? Ok, ci siamo divertiti abbastanza. Date una ripulita e riportate il presidente in cella. Gli scommettitori impazziranno. Sarà un vero trionfo. Emilio è morto. Diremo che è stato un incidente, ma come scusa non regge granché. Faccia il possibile. Tra i detenuti c'è una certa agitazione. Molti ragazzi del blocco hanno una gran paura. Devono vivere nella paura. Non fino a questo punto. È tutto sotto controllo. Allora che ti prende? È dalla scuola che non apri bocca. È per quello che è successo? No, piccolo, non importa. Ascolta, quei prepotenti stavano dando fastidio a una tua amica e tu l'hai difesa. Hai fatto bene. Sei un vero eroe. Ma mi hanno picchiato. Ah, sì, anch'io ne ho prese un sacco in tutti questi anni e non è mai gradevole. Ma l'importante è che hai cercato di proteggere una persona in difficoltà. Ok? La maestra dice che non devo fare a botte. La maestra ha ragione, non devi fare a botte. Però tu quando eri poliziotto picchiavi i banditi e tu sei buono. E tu invece sei il più in gamba. Papà, lo dirai alla mamma? No, diciamo che sarà il nostro segreto. La mamma ha già abbastanza preoccupazioni. Mi vuoi bene? Certo. Ma io invece no. Non è vero. Hai ragione. Mi ha appena chiamata il preside. Mi dici che cosa è successo? Non è il caso di farne un dramma. C'è stato solo qualche spintone, roba da bambini, tranquilla. Va dentro, da bravo. Ciao, papà. A presto. Perché mi auguro che tu ti sia mostrato dispiaciuto per quello che ha fatto. Ecco, non esattamente. Lui ha bisogno della tua approvazione, capisci? Ti ha preso a modello. Senti, io... tra un'oretta devo iniziare il turno, perciò... buona giornata. Ciao, partner. Entra. Beh, potevi anche degnarti di richiamare. Siamo ex partner, Steve. Allora, mi sa che devo farti le congratulazioni. Ora sei un federale, bel colpo. Sì, infatti, l'opportunità era irripetibile, ho pensato di approfittarne. Che cosa vuoi, Steve? Hai presente Emilio Diaz? Certo, arrestare quel bastardo è stata una bella soddisfazione. Diaz era rinchiuso nel carcere di Kensville. Hanno avuto 12 morti quest'anno. Persino in California sono tanti. Il tipo che li ammazza ci fa soltanto un favore. Aiutaci a trovarlo e lo ringrazi di persona. Come? Ci serve un uomo che indaghi dall'interno. Abbiamo torchiato le guardie e i detenuti, ma nessuno osa fiatare. Quel carcere è come uno stato indipendente, alla frontiera non si passa.
Il direttore è Carl Golan. Ha lavorato 10 anni a Kensville come secondino e poi è riuscito a fare carriera. E ti mostro una cosa. Questo video in streaming è stato registrato online qualche mese fa. Abbiamo cercato di rintracciarne la provenienza, ma non ci siamo riusciti. E ora il sito è sparito. Per me Golan gestisce un giro illegale di scommesse e combattimenti su internet. Chiaro. Mettete quel bastardo sotto inchiesta. Magari. Abbiamo tentato, ma non c'è stato verso. Purtroppo non ci sono prove. Fino ad ora. Ok, vieni al dunque. L'idea è di farti entrare a Kensville, come detenuto però. Per renderti credibile falsificheremo i dati. Perché vuoi me? Perché sei un grande combattente, un atleta nato. Ora ti starei chiedendo perché dovrei accettare. E io ti rispondo per una sola ragione. Tuo figlio. Senti, ti hanno cacciato dalla polizia. Sei separato. Sei completamente al verde. Se accetti, siamo pronti a creare un fondo. Un quarto di milione di dollari intestato a tuo figlio potrà permettersi un'istruzione di altissimo livello. Potrà avere il futuro che desidera. E non è finita. Quando tutto questo sarà concluso, io e te saremo partner di nuovo e lo saremo nell'FBI. Tu facci un pensierino. Golan, chi parla? Diaz combatte stasera. No, è morto. Peccato, ci fruttava un sacco di grana. Davvero? Sì, sul serio. Molto interessante. Di quanti soldi stiamo parlando? Soldi a palate. Per favore, mi tenga al corrente degli ultimi sviluppi. Ecco, forse sarà il caso di raddoppiare il numero degli incontri al più presto. Non crede? Ok, ora aspettiamo i rinforzi e poi cogliamo il bastardo sul fatto. Non permetterò che ne faccia fuori un altro. Burke! Burke! Brutta figlia di puttana! Tranquillo, adesso sei al sicuro. Ciao, piccolo. Credevo che saresti venuto solo il prossimo weekend. Ho pensato che potevamo fare qualche canestro, ti va? Certo che mi va. Perfetto. Ehi, dov'è la mamma? È ancora dentro, sta dormendo. Ha fatto tardi al lavoro. Davvero? Sì. Allora cerchiamo di non svegliarla. Sì. Giochiamo. Papà. Dimmi. Quando torni a casa? Mi piacerebbe, ma non è facile. Significa che non tornerai più? No, non devi dire così. Mai dire mai. È che mi manchi. Oh, piccolo. Mi manchi tanto anche tu. No, no. Ok, mi rendo, mi rendo. Basta. Dimmi. Va bene. Ottimo.
Allora, ricordati del vecchio. Lo chiamano Pop, ma per tutti è il bibliotecario. È un cocco di Golan e gode di un trattamento di favore. Collabora con noi perché non ha nessuna intenzione di restare tutta la vita a Kensville. Lascerai tutti i tuoi messaggi tra le pagine del Visconte di Bragelon. Lui ha un contatto con un fornitore della cucina. Gli procura generi di contrabbando. Sigarette, dolci, alcol, droga. Se consegna una lettera a quel tizio, noi la leggiamo. E se il vostro piano non dovesse funzionare? Ti portiamo fuori da lì. Burke, buona fortuna. Grazie. Mi dispiace, agente. Inseguitelo! Presto, presto! Muoviamoci! Forza! Dei fatti. Il suo comportamento violento è inequivocabile e poiché si rifiuta di seguire il parere del suo legale, non mi lascia altra scelta. Burke Wyatt, io la condanno a 5 anni da scontare nel penitenziario di Kensville. È tutto, può tornare nella sua cella. Guardia. Tu per cosa sei dentro? Ah. Sì, lo so, non devo fare queste domande. Me l'ha detto l'avvocato. Mai chiedere a nessuno perché è dentro. Sono i nervi, inizio a balbettare. Mi hanno preso per spaccio. Avevo già confessato prima ancora di scendere dall'auto. Ti do un consiglio. Cerca di tenere la bocca chiusa. Coraggio, muoviamoci, tutti in fila! Andiamo, muoversi! Avete sentito? Tutti in riga! Ci metteranno in cella insieme? State in Possiamo riga! Possiamo chiedere la stessa cella, per me c'è stato. Zitto! Che tu sei un tipo di cintura, allora, io ci sono un chiacchier... Aia, poi Benvenuto a Kensville, brutto coglione. Regola numero 1, non si fiata! Vi stai fissando, figliolo? Ti avete da guardare, eh? Tutti in Forza, fila! Muoviti. Prendiamo tempo. State in riga. Benvenuti nella nostra nuova casa. La mia casa. Renderemo la vostra permanenza il più confortevole possibile. E in cambio mi aspetto che trattiate la vostra nuova dimora, la nostra dimora, col giusto rispetto che essa merita. Pretendo una condotta adeguata. In ogni momento. Dunque, sappiamo che siete qui perché la società vi considera delle mele marce. Ma questo non vi autorizza a comportarvi come bestie. No, 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 no. Voi siete uomini e agirete di conseguenza. Nella mia prigione non valgono le regole del mondo esterno. Quelle regole non mi interessano. Voi scoprirete che sono un uomo ragionevole, un uomo giusto, che ama questa sua dimora con grande passione. E quindi da voi esigo rispetto assoluto per il tempo in cui sarete ospiti qui.
Allora direi di entrare, no? Sarà il caso di sistemarvi. Avremo tutto il tempo di fare conoscenza più tardi. Molto tempo. Non ce la farò mai. I nuovi arrivi sono stati esaminati, signore. Ci sono candidati, signor Coulson? Solo uno, ma credo che le piacerà. Dice? Burke Wyatt, 35 anni. È stato anche nei Marine. Fantastico. Per cosa è dentro, signor Wyatt? È un duro. Ha rubato una volante, ha anche picchiato un poliziotto. Resistenza all'arresto. Oh, sono già emozionato. Dia ai miei due piantagrani preferiti di fargli visita e vediamo se è un duro come sembra. Sì, signore. Perfetto. Sveglia! Sveglia! Tutto qui? Non avete di meglio? Chi mi avete mandato? Una ballerina? Andiamo, direttore, coraggio! Ci sarà qualcuno migliore di questo, no? Oh, sì! Cosa c'è, Coulson? Lo squartatore è tornato in cella. Ha la mano completamente dilaniata. Oh, è un vero peccato. Io sto andando via, signore. Perché non va a casa anche lei? La mia casa è questa, Coulson. Signore? Sta bene? Buonanotte, signor Coulson. Notte, signore. Aprite le celle! Fuori, signorine, non siete all'Holiday Inn! Forza! Watson! Presente. Lancer! Presente. Wyatt! Presente. Micelli! Presente. May! Presente. O'Reilly! Presente. Joe! Presente. Pope! Presente. Farley! Presente. Benvenuto all'asilo nido per detenuti. Woods. Fanno l'appello 12 volte al giorno. Chase! Tommy presente. Micelli, devi essere uno dei nuovi. Malone. Mi chiamo Burke. Presente. È un piacere, Burke.
Su quel bilanciere, forza! Forza, 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 forza! Avanti! Bel faccino. Che ti è successo? Ti do un consiglio, ficcanaso. In questo posto, meglio non fare domande. A molti non piace. Ora, mi fai un favore? Togliti dalla panca, così ti mostro come si allena un vero uomo. Grazie. Meglio se tieni d'occhio la tua puttanella. Non è la mia puttanella e si chiama Lancer. Comunque si chiami, tu tienilo d'occhio. Con qualche mone grande e grosso te lo soffia. Anzi, fa molta attenzione anche tu. Vedo che il tuo bel visetto e il fisico asciutto hanno colpito lo stupratore di campagna. Quelli sono Yuli e Macon, una vera coppia di dislessici. Stanno con una banda di zotici. Tra tutte e due quei dementi avranno al massimo due neuroni. Quando sono in forma. Mi fai un favore? Sì. Fammi allenare in santa pace. Come desideri. Grazie. Il pranzo è servito. Ma che buon odorino. Non ho fame. Andiamo, tesoro, è il tuo piatto preferito. Guarda quanta salsa ho messo ed è tutta per te. Da bravo. Mamma, secondo te a papà gli manco? Ma certo che gli manchi. No, non gli importa niente. Ma perché dici così? Se gli fosse importato non si sarebbe fatto arrestare e ora sarebbe qui. Tuo padre è un bravo uomo. Mi manca tanto. Lo so, anche a me. Anche a me, piccolo. Hai parlato con O'Reilly? Bravo ragazzo. Se lo dici tu. Bene, Micelli. Dimmi qualcosa di questo posto. È da un po' che non facevo la guida. Allora, ci sono tre gang che controllano tutto. Quelli laggiù sono i figli della libertà. Sono skinheads. Odiano tutti qui dentro. Qui dentro e anche fuori. Poi ci sono i Relatinos, la mafia messicana. Prima erano comandati da un pazzo chiamato Emilio. Emilio? Sì, lo hanno trasferito in un altro carcere. E laggiù, invece, abbiamo la gang più potente di Keynesville. Si fanno chiamare i discepoli. Li comanda il presidente. Il presidente? Ehi, ciao, tesoro. Mi fai un po' di compagnia? Vedo che hai due biffolchi e piace al tuo ragazzo. E fatti toccare. Mica ti morro. Lancer. Lancer. Aspetta. Ti voglio un telefono. Beh? Bravi. Ne riparliamo? Certo che ne riparliamo. Stammi a sentire. Guardami. Guardami. Non puoi andare avanti così. Questa qui non è Manhattan. Tieni gli occhi aperti e cerca di farti rispettare. Ok. Tu aspetta qui. Chiudi. Oh, guarda che c'è qui. Flick e Flock. Ciao, tesoro. Che cercate, bei mandrilloni? Abbiamo voglia di farti un servizietto coi fiocchi. Sentralo! Congratulazioni, signor Burke. È arrivato nella mia prigione da appena due giorni e ha già collezionato due accuse di aggressione. Ma bravo! Lei non perde tempo, vero? Non credo che le importi. Però mi hanno provocato. Ha ragione. Non mi interessa affatto.
Non c'entro, passavo per caso, mi sono difeso. Io non ammetto alcuna giustificazione. I guanti d'oro? Ah sì, ai miei tempi me la cavavo abbastanza bene. Ne ho spaccate di facce. Niente è più armonioso del suono di un pugno sulla carne, non trova? Lo sa, quando sento quel dolce suono io vado in estasi. Bene, Semper Fidelis, Marine. Leggo nel suo fascicolo che lei era nelle forze di ricognizione. Del resto basta guardarla per capire che è un combattente. Anch'io sono stato militare. Ero membro dei corpi d'élite, le SIS inglesi. Bene, forse a quest'ora c'è già arrivato da solo, figliolo, vero? Questo è il mio dominio. Qualsiasi riduzione della pena, ogni speranza di poter uscire da qua dentro è nelle mie mani. Sono appena diventato il suo dio onnipotente. Mai stato un buon cristiano. Lei ha fegato. Una grande qualità, rispetto chi ha fegato. Mi serve gente come lei. Allora, è il suo giorno fortunato, signor Burke. Le verrò incontro stendendo un rapporto favorevole, a patto che lei sia disposta a fare qualche lavoretto per noi. Di che cosa si tratta di preciso? Lo vedrà. Molto presto. Lui dice che è solo questione di giorni, però non lo so, non mi fido. Mary, credevo che il mio avvocato fosse stato chiaro. Non devi venire a trovarmi, mi hai capito? Se torni un'altra volta, io rifiuterò di vederti. Ascolta, volevo solo dirti che ho incontrato un altro legale. Secondo lui abbiamo delle buone possibilità. Non voglio il tuo aiuto. Non questa volta. Ti prego, non fare così. Torna a casa. Ho finito, portatemi via. Fallo per il bene di nostro figlio. Digli che mi manca. Niente male la tua signora. Scommetto che la notte si sente sola senza un uomo. Si è già fatta qualche poliziotto? Ricordatelo, qui comando. Wheaton, sono Carl Golan. Golan, in perfetto orario. Ci tenevo a informarla che l'incontro è andato in diretta qualche minuto fa. Dahlia, mi fai vedere lo stream da Kensville? Aspetti, ora guardo. I fan lo adoreranno. Se gli abbonamenti continuano a crescere a questo ritmo, sarà il caso di passare agli stream in alta definizione. Ci avevo già pensato. E le scommesse come stanno andando oggi? A meraviglia, è incredibile. Le puntate sono triplicate in seguito all'inaspettato decesso dell'altra volta. I poveracci hanno i combattimenti tra cani, tra galli. Ma chi è ricco cerca passatempi un po' più esotici. Signor Wheaton, lei ritiene gli snack movie più redditizi. Beh, la morte vende. Sacro santo. E considerando le puntate in crescita, magari non è da escludere l'ipotesi di un altro piccolo incidente. Splendida idea. Allora, il prossimo chi è? Un volto nuovo. È un acquisto recente. A mio avviso si tratta di un atleta di grandi potenzialità. E chi sarà a sverginarlo? Pensavo di metterlo nella gabbia con Spider. Debutterà con una partenza d'effetto. Un vero battesimo di fuoco. Però, far iniziare un novellino con Spider mi sembra più un'estremunzione. Quello è un animale, lo farà fuori. Bah. Lo ammazza sicuro. Il che ci fa comodo. Geniale, sì, geniale. Sì, ne ero sicuro. D'accordo, io vado a spargere la voce. La chiamo dopo il mezzo. Perfetto. Thank you.
Coraggio, Wyatt. È ora di alzarsi. Tirati su! Va bene, va bene. Che è successo? Che state facendo? No, no, ma che volete? Ma che cosa ho fatto? Toglietemi le mani di dosso! Lasciatemi! Lasciatemi! Muoviti, bastardo, forte! Voglio, grazie! Buona fortuna. Che sta succedendo? Signor Berg? Berg Wyatt? Benvenuto in prima serata, signor Berg. Resta giù. Ma che mi venga un colpo? Che roba pazzesco. Questo sì che si chiama combattere. Quello è un animale. Vedo un brutto taglio, caro Burke. Dovrebbe fare più attenzione. Non mi ero sbagliato su di lei, signor Wyatt. Fra guerrieri ci si riconosce all'istante. Sì, è un vero bastardo. Lo sai, Coulson, è da quando sono arrivato che masturbi quel coso. Se ti piace così tanto, perché non lo usi? Non farmi arrabbiare è meglio. Si renda utile, signor Coulson. Vada a fare il suo giro di ronda. Allora, che cosa ha provato? Sbriciolando le ossa di quell'uomo come tanti biscottini. Da lassù sembrava divertirsi un sacco. Quel bastardo voleva uccidermi. Ora sta un po' drammatizzando. Forse è vero, direttore, mi sarò rammollito. Ma so quali intenzioni avete. E io dico basta. Parla come se fosse lei a decidere. Cerchiamo di capirci, Burke. Lei la finirà quando lo deciderò io. Allora, ricordati del vecchio. Lo chiamano Pop, ma per tutti è il bibliotecario. È un cocco di Golan e gode di un trattamento di favore. Collabora con noi perché non ha nessuna intenzione di restare tutta la vita a Kensville. Pop, come va? Muoio dalla noia qui dentro. Dammene un paio. Lascerai tutti i tuoi messaggi tra le pagine del Visconte di Bragelonne. Credo che prenderò questo, grazie. Alla prossima. Lui ha un contatto con un fornitore della cucina. Procura generi di contrabbando. Sigarette, dolci, alcol, droga. Se consegna una lettera a quel tizio, noi la leggiamo.
per lei. La ringrazio. Ho qualche indizio, ma mi serve più tempo. Se scopro qualcosa, mi faccio vivo. Sei stato introdotto nel nostro circolo. Non pensavo che fossi davvero un tipo tosto. Attenzione, ci puliscono il pavimento col tuo bel faccino. Ehi, ascolta, quello di ieri era solo un riscaldamento per capire quanto vali. Ti faranno pentire di essere nato. No, stai esagerando. Guai, sei a Kensville. Questo è un posto con regole tutte sue. Ancora non ha afferrato, ma ci arriverà. Siete voi che non afferrate. Se uno di voi due caproni dicesse di no qualche volta, le cose cambierebbero qui dentro. No, no, non hai capito. Se gli dici di no, qui dentro perdi tutto. E che altro potrai perdere, O'Reilly? Per esempio la tua famiglia, i tuoi amici, tutto ciò che hai di più caro al mondo. E poi ti obbligheranno a guardare. E dopo averti costretto a sopportare quell'orrore, ti pianteranno una pallottola nella nuca. E che ruolo hai, direttore, in tutto questo? Non ne so molto. Ma quando sono nella gabbia, ogni tanto osservo quella specie di palco. Vedo un mucchio di ricconi in gran tiro, circondati da puttane che gli si strusciano addosso. E ridono, scherzano, e stanno a guardare mentre noi là sotto ci massacriamo. Che diavolo è quella montagna? Si chiama Milton. Milton Kennedy. Ma tutti qui dentro lo chiamano il presidente. È il campione uscente del nostro torneo. La maggioranza di noi combatte nella gabbia perché non ha scelta. Il presidente, invece, lo fa perché adora far male al prossimo. Simpatico. Tu devi essere il tizio che ha messo Spider al tappeto. Burke Wyatt. Io sono Cho. Piacere. Ho sfidato Spider anch'io. E ha giocato sporco. Carino. Non l'avevo vista, eh. Mi scusi, io non che hai detto? Non mi hai visto? Mi prendi in giro? No. Idiota, come ti permetti? Mi scusi. Mi vedi adesso? Ehi. Sì. Lascia perdere. Dici a me? No, parlo a quel grosso culo nero che ha tra le mani una matricola. Ho detto mollalo. Forse non sai con chi hai a che fare. Parli col presidente. Io però non ti ho votato. Oh, sei davvero spiritoso. Già. Sei un comico, fai le battute. Sì. Vedrai che spasso quando il tuo sangue sarà sparso su tutto il pavimento. Mi scusi, signor presidente, sono desolato. Il ragazzo è nuovo di queste parti e è un po' lento. E non sa come funzionano le cose. Magari gli serve una lezione. Facciamo così, me lo scarrozzo un po' in giro e gli spiego tutto. Così evitiamo di fare casino. Voglio venirti incontro. Quanto a te, ti assicuro che la cosa non finisce qui. Presto ci rivedremo nella gabbia. Io e te da soli. Casa Wyatt. Tommy. Papà. Ciao, campione. Come stai? Avevo voglia di sentire la tua voce. Ogni giorno mi esercito al tiro. Come mi hai insegnato tu. Bravo, Tommy. Stai bene? Sì, sì.
Va tutto bene. Ehi, campione. Non devi preoccuparti, ok? Non ho molto da dire, ti ho solo... Io ti ho chiamato solo per dirti che ti voglio bene e che mi manchi. Quando torni da me e mamma? Presto. Presto, spero. Stai tranquillo. Ehi, piccolo, non dire alla mamma che ho chiamato, ok? Lei ne ha già passate abbastanza. D'accordo. Io so che quello che dicono di te non è vero. Sei l'uomo migliore del mondo. Sei un tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, papà. Ti richiamo presto. Ciao. Ciao, Pop. L'ho divorato. Ah, non male. Il Visconte di Bragelonne, il mio preferito. Ti credi di essere? Io non combatto. No? No. Signor Coulson. Che carini. Me la farei volentieri, la tua mogliettina. Mi sa che è una gran puttana. Le vedi queste lacrime? Sono simboli, sono le anime che ho mandato al creatore. Sì. Avanti. Vediamo che sai fare. Questo sì che è spettacolo. Beh, andiamo. Mi complimento, signor Wyatt. Il suo avversario dovrà restare a riposo per mesi. Lasci stare la mia famiglia. Facciamo così.
Se continua a combattere, non avrà nulla di cui preoccuparsi. La sua famiglia sarà al sicuro. Chi me lo garantisce? Nessuno. Sei morto, Golan! Mi hai sentito? Giuro che ti ammazzo! Lascia in pace la mia famiglia! Riggs sta accusando i colpi. Non sappiamo quanto potrà resistere. Golan sembra inarrestabile. Sta già vincendo nettamente ai punti e continua ad aggredire il rivale. Lo ha già mandato al tappeto una volta e ha piazzato ottime combinazioni al volto e al corpo. L'inglese ha lo sguardo di un lupo, lo sguardo di un killer. Riggs non sembra in grado di contrastarlo. Ora sembra che Golan abbia deciso di accelerare usando ogni combinazione che conosce. Attenzione, ecco la reazione di Riggs, gran destro di Golan. Riggs barcolla e un altro destro tremendo. Prendi questo, figlio di puttana, ti è piaciuto? Eccoci siamo, l'arbitro fa riprendere l'incontro. Golan sembra deciso a incalzare Riggs e a chiuderla qua. Ora ha ripreso ad incalzarlo. Golan piazza un'altra durissima combinazione, ma Riggs non molla, non si arrende. Sta cercando di legare, ma sembra tutto inutile. Ora è alle corde. Fai così, prendi questo bastardo. Golan è ancora fresco, fa fatica persino a sudare. Ancora, Riggs a terra. Un magnifico destro. Il match è finito. Golan è tornato al suo angolo, ma scalpita. Sembra ansioso di ributtarsi nella mischia. Il britannico si conferma dominatore assoluto della categoria. La prego, mi aiuti. Per favore, sono venuta fin qui apposta. Non posso costringerlo a parlarle se non vuole. In questo stato anche un detenuto ha i suoi diritti. Non vuole vederla, è così. La prego. Mi dispiace, non posso fare di più. Grazie, Pop. È il mio preferito. Posso assicurarle che il nostro prodotto è unico nel suo genere. Fantastico. Le faccio inviare il file criptato con la sua password e il link al nostro sito web. Buon divertimento. Ok. A più tardi. Coglione. Un altro cliente? Sì, il solito riccone annoiato. Crede di aver già visto tutto e invece rimarrà di stucco. Ah. Quando vedrà i suoi ragazzi che si ammazzano di botte in mezzo a gabbia... Le garantisco che comincerà a puntare una valanga di quattrini. Si svenerà fino all'ultimo centesimo, mi creda. Sa che ho aumentato l'abbonamento del 300% e senza lamentele. La cosa non mi sorprende. Ha previsto tutto in ogni particolare, signor Whedon. E invece mi vergogno ad ammetterlo, ma quando è venuto a propormi di organizzare degli incontri a pagamento, l'avevo giudicato un pazzo. Che vuole che le dica? Conosco il vizio, le debolezze umane e riconosco uno spettacolo che ha un potenziale. Le mostro un paio di cose. Ok. La vede questa? È la lista di tutti gli abbonati. Oh, sono parecchi. Sì. Ora, guardi bene. Le entrate aumentano non appena inizia a scorrere il sangue. Ecco di cosa stavamo parlando. Lei faccia scorrere più sangue e guadagneremo molto di più. Siamo due tiri. Ok. Così, più forte. Avanti. Anche più forte. Bravo. Devo tenermi in forma. Prima o poi combatterò col presidente e farò il possibile per non crepare. Hai qualche amico fuori? Fuori è una nuova vita che mi aspetta. Non appena esco da Kensville, torno a lavorare per la famiglia. La famiglia? Di che stai parlando? La mafia irlandese. Ah.
Però recupero crediti per un mio cugino. Mi hanno chiesto di unirmi a loro. Perché sei qui? C'è stata una rissa. E ho esagerato. Ho rotto il collo alla persona sbagliata. Ascolta. Fra poco uscirò da questo inferno. Il direttore ha promesso che se rispetto alle regole anticiperai il mio rilascio. Se fossi in te, mi farei il furbo. Così, quando sei fuori, facciamo una bella chiacchierata. Ho sempre bisogno di ragazzi in gamba che mi diano una mano. Lancer! Indietro, indietro! Resisti, tranquillo, tranquillo. Ascolta, ti portiamo in infermeria, ok? Resisti. Fai pressione qui. Chi aspetti? Portalo all'infermeria! Secondo me va dritto all'obitorio. Sei un bastardo. A quanto pare ha urtato quel pugnale con la schiena. Che storia, ragazzi. In questo posto si vede della roba pazzesca. Sì, pazzesca. No! Non è il momento né il luogo! Tranquillo, Wyatt. Ci rivedremo nella gabbia. Ok, ok, presidente. Nella gabbia. Bastardo! Muoviti! Vieni via, Wyatt! Sparisci! Ho detto sparisci! Portiamoli dentro! Forza! L'ora d'aria è finita! In cella! Sono intoccabile! Nessuno sfiora il presidente! Pronto? Steve, sono Mary. Mary, come stai? Sto bene. No, in effetti non va tanto bene, è che... Steve... Non ho ancora capito come e perché si è cacciato in questo guaio. Non riesco a capire. Sono andata a parlargli e lui... Che ha fatto? Mi ha mandata via. Si rifiuta di farmi tornare e ha spiegato che lo fa per proteggerci. Io non so che cosa devo fare. Non so cosa gli è successo. Sembra essere completamente cambiato. Sì, sì. Vedi, magari ha le sue ragioni. In situazioni del genere non è facile tenere duro, sai? Certo, lo so. Senti, ho parlato con degli avvocati, ho avuto un paio di colloqui. Stammi a sentire, lascia che ci pensi io. Ho degli amici che potrei contattare, forse riesco a scoprire qualcosa, ok? Certo, grazie. Ascolta, sta tranquillo, ok? Penserò a tutto io, va bene? Burke è come un fratello, è il mio partner. Non so come ringraziarti, davvero, Steve. Non dirlo neanche, Mary. Fammi uno squillo se Burke si fa vivo. Senz'altro. Grazie. Di nulla, ti faccio sapere. Buonasera, miei cari. Vi abbiamo osservati. So che vi siete allenati con passione. Di conseguenza, in onore del vostro duro lavoro, ho una piccola sorpresa in serbo per voi. Vi offrirò una notte di follie. Date il vostro caloroso benvenuto a Ilsa e alle sue adorabili gattine in calore. Dateci dentro, ragazze! Falle con me un paio di riprese, biondina! Che meraviglia! Guarda che roba! Diamo inizio al match. E mi venga un colpo. E sbagliala così! Sculacciala adesso, dai! Questa è una vera tortura. Sculacciarla anch'io. Scommetto che le donerebbero moltissimo.
brutti... Tranquillo, bel maschione. Un omaggio del direttore. Però, sai che non sei niente male? Credo che questo lavoro mi piacerà. Ti chiami? Sono Burke. Ah, Burke. Direi di iniziare. Sei una meraviglia. Sei... Mi piacerebbe tanto, ma... Oh, mio Dio. Purtroppo sono sposato. Sposato, tesoro, non imbalsamato. Prova a rilassarti. So farti divertire un sacco. Ah. Oh, senti che muscoli. Da bravo. Perché non provi a toccarmi? Eh? Lo so che ti senti tanto solo, che hai tanta voglia. Coraggio. Posso farti dimenticare questo posto orrendo. Lo so che mi vuoi. Ok. Ferma. Per quanto io lo voglio tantissimo. Io non ci riesco, te l'ho detto. Io sono sposato. E non posso. Scusami. Che vuoi? Piaciuto il regalino del direttore ieri sera? Ehi! Di al tuo direttore che se vuole che continui a combattere, devo sapere che la mia famiglia sta bene. È chiaro? Alzati in piedi, O'Reilly. Buonasera, ragazze. Presidente ti ammazzerà con molta calma. Non vado in fretta. O'Reilly, pensavo che fossi un po' più tosto. Eh? Non sai fare di meglio. Eh? Picchia duro, forza, ancora più forte. Prima gonfio lo stomaco e poi ti gonfio la faccia. Vieni qua. Ti aiuto io. È una giornataccia, vero, Riley? Direttore! Guarda un po' se riesci ad anticipare il suo rilascio.
Forza, O'Reilly! Coraggio, prova a reagire, forza! Puoi farcela, coraggio, bastardo! Combatti! Combatti! Aprite le celle! Fuori per l'appello! Watson! Presente! Wyatt! Presente! Picelli! Presente! May! Presente! Ciao! Presente! Pope! Presente! Harley! Presente! Lo faccio sapere. Ciao, hai visto Riley? Ehi, hai visto Riley? Si è visto Riley? Mi sa che qui non lo troverai. Chi avrà sfidato ieri? Chi fosse lo sfidante non importa. È Golan il vero responsabile di tutto. In ogni caso, è il nostro turno. Burke si è fatto vivo. D'accordo, senti. Chiama all'istante appena sai qualcosa. Abbiamo un paio di cosette di cui discutere, mio caro Burke. Per chi sta lavorando? Nella fossa. Muoviti. Pronto, Wheaton? Sì. Le do un'anticipazione. Questa sera ho inserito a sorpresa un incontro all'ultimo sangue. Grandioso. Sì. Mi ha reso felice. Oh, ne sono convinto. Tienilo giù. Giù, dai, ancora. Vai, vai, vai. Direi che è sufficiente. Tiratelo su. Com'era l'acqua, Robert? Voglio proprio vedere come reagirà a quello che l'aspetta. Qui comando io, caro. Come è venuto a sapere del libro? Mi dispiace, Burke. Direttore, posso andare ora? Sì, può andare. Ne ho abbastanza, continua, fallo parlare. Andiamo, signor Berg. Non sente questa elettricità nell'aria? Le darà la carica in vista del prossimo incontro. Riprendiamo. Ancora un'altra scossetta. Va bene, adesso basta. Ho detto basta! Non deve morire qui, deve morire nella gabbia. Signor Burke, che ne direbbe se la sua splendida famigliola venisse qui a farle una visitina? Potrei mettere all'asta sua moglie e darla alla persona che offre di più. Immagini i pacchetti di sigarette che ci ricaverei. Oh, e ci sarebbe anche suo figlio.
No! Non toccare la mia famiglia, figlio di puttana! Oh, si calmi, si calmi. Risparmi il fiato per la gabbia. Signor Colson, mi porti Tommy e Mary, per favore. No. Sì, signore. No! Io ti ammazzo, Colson! Ti ammazzo! Lascia stare la mia famiglia! Steve. Mary, devo parlarti, posso? Sì, certo. Tommy, ma sei diventato un ometto. Farai uscire papà di prigione? Sì, promesso. Tesoro, vai in camera tua per 5 minuti. Io e Steve dobbiamo parlare di una cosa importante. Grazie. Che sta succedendo? Burke è innocente, è una messa in scena. Gli ho chiesto di infiltrarsi nella prigione di Kensville per conto dell'FBI. Cosa? Tu dovevi restare all'oscuro per non far saltare la copertura. Per risultare credibile, ha assunto una nuova identità. Aspetta un attimo. Burke ha accettato. Perché? Per te. Per me? Gli abbiamo dato una grossa somma di denaro e la promessa di un impiego quando uscirà. Mary è un poliziotto. Lo è sempre stato e lo sarà sempre. Oh mio Dio. Per questo non voleva vedermi. Allora, siamo rimasti in contatto regolarmente, ma da qualche giorno non ne sappiamo più nulla. Qualcosa non va. Che pensi di fare? L'unica cosa è portarlo via. Ma se la copertura è saltata, voi siete in pericolo. Quindi vi devo portare in un posto sicuro. Voglio che facciate subito le valigie. Vai, vi aspetto qui, ok? Vai. Tommy! Dentro! Fermo! Trova il bambino! Tu prova a fiatare e ammazza tuo figlio. Mi hai sentito? Vieni qui, da bravo, facciamo un tiretto. No! 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 Mi porta buone notizie, signor Colson. Abbiamo la donna e il bambino. Sono in cella. Qualche problema? Liscio come l'olio. Puzza di polvere da sparo, signor Colson. Oh. C'è stato un contrattempo, signore. Beh, tranquillo, signor Colson. La vita è piena di contrattempi. L'importante è riuscire a superarli. Così me li bruci tu. Benvenuto nella prigione di Kenfield, signor Guido. Bella atmosfera, così primitiva, corroborante. Sì, è la nostra dimora. Questo è il braccio principale. In queste celle abbiamo stupratori, ladri e gangster. Ora, se vuole seguirmi, ho qualcosa di molto speciale da mostrarle. Eccoci qua. Qui dentro si disputano gli incontri. La chiamiamo la gabbia. È incredibile. Ecco, qui dentro la violenza è nell'aria. Posso fiutare la paura. Allora, qui sopra c'è il salotto tribuna, da cui potrà godersi la carneficina nel massimo comfort. Si divertirà un sacco. Ah, non vedo l'ora.
Direttore. Grazie, signor Coulson. Signora Wyatt, sono il direttore Golan. E tu devi essere Burke Junior. Mi chiamo Tommy. Perché ci ha portati qui? Questo è un rapimento. Ha ragione, definizione calzante. Creda, mi rincresce di averla messa in questa situazione. Tuttavia è solo con suo marito che deve prendersela. È lui che è venuto qui dentro a ficcare il naso. Se lei è qui, la colpa è sua. Quindi, di conseguenza, dovrete assistere al nostro prossimo incontro. Lei è un folle. Niente affatto. Diciamo che adoro guardare uomini che si massacrano a vicenda, che c'è di male. Molto meglio qui dentro, in un ambiente controllato, invece che là fuori, in un luogo qualunque. Non trova anche lei? Bene, direi di cominciare, d'accordo? Spero che non la impressioni la vista del sangue. Che succede, Golan? Questo non mi piace. È tutto sotto controllo, signor Wheaton. Si ricordi che siamo coinvolti entrambi. E indietro non si può tornare. Conosco la strada. Gliela faccio pagare. Sì, esatto. Voglio ogni uomo disponibile a Kensville. Dobbiamo intervenire immediatamente. No, senti, ascolta, ascoltami! Non mi bastano due unità di rinforzo. Stiamo parlando di una prigione. Golan ha più fucili, rivoltelle e mitra di qualsiasi gang della città. E anche lacrimogeni, munizioni e un mucchio di uomini addestrati, per non parlare di 300 criminali inferociti. E ricordate che Golan ha in ostaggio la famiglia di Burke. Devono trovarla e portarla in salvo. Intesi? Guardi chi ci è venuto a trovare, Burke. Ricordate, signori, nessuna pietà. Cominciate. Ti ho detto che ci saremmo rincontrati. Eh? Rassegnati a morire, bastardo! Bene, ci siamo, è finita. Pensavo che il signor Wyatt fosse più coriaceo. Ah? Ora ci divertiamo sul serio. No! È il mio sport preferito. Glielo spedisco subito in tribuna, direttore! Ah!
Dia retta, direttore. Fermi l'incontro. Forse in effetti dovremmo... No, è all'ultimo sangue. Qualcuno deve morire. La regola è questa. Tenga a bada gli ostaggi. Tranquillo. Invulnerabile. Sono invulnerabile. Sono il presidente. Te l'ho già detto prima. Io non ti ho votato. Questo è per Lancer. È per O'Reilly. Figlio di puttana! All'ultimo sangue, signor Burke. Fino alla fine. Le prometto che oggi un uomo morirà a costo di pensarci io. Ora! Presto, presto! Siamo all'inevitabile epilogo, non trova? Io e lei. È ciò che il pubblico vuole. Più possono permettersi di spendere, più diventano morbosi e insaziabili. Morte, sangue, sesso... Qualunque cosa ha un prezzo. Ma vede, Burke, non è la cupidigia a motivarmi, no. A me piace l'odore del sangue. Lo spettacolo di due guerrieri nell'arena che si affrontano come gladiatori. Contro il muro! Forza! Non ti muovere! Contro il muro! Lo sa? È da quando è arrivato qui che desideravo ucciderla. Niente potrebbe darmi più piacere che vederla agonizzare come un cane. Finirà per ammazzarlo. Coulson! FBI! A terra! Non muoverti! Fermi! Agenti federali! Presti dovere, lancia a terra! Giù! Giù! Controllate le altre stanze! Stiamo bene. Prometti che non farai mai più una cosa simile. Cercherò di evitarlo. Il tempismo, Steve. Allora? Sei pronto? Sì, signore. Aspetta, papà! Piccolo! Vieni qui. Buona giornata. Grazie, anche a te. Bentornato, partner. Eccomi a casa. Benvenuti nel carcere di Kensville, matricole. Mi chiamo Malik. Ah!
Bentornato, direttore. Bravo! Sono anni che aspettavo questo momento. Ci siamo finalmente. Vediamo il cortile, direttore. Lo sentirò, stare tranquillo, direttore. Non c'è bisogno di spingere. So come funziona. Vediamo domani in cortile! Vuoi che venga a farti compagnia stanotte? Com'è la cella? Accogliente? Sì! Non è male. Non è male per niente. Te la faccio pagare, Gola! Te la faccio pagare!